No, io non le faccio numeri, le posso assicurare che sicuramente guardo con molta attenzione alle elezioni europee perché se gli italiani ci daranno fiducia noi riusciremo a mandare all'opposizione del Parlamento europeo i partiti tradizionali che sono il Partito Popolare e il Partito Socialista, sono quelli che ci hanno massacrato con l'austerity in questi anni. Quindi se gli italiani ci danno fiducia, come ci daranno, come daranno ad altre forze politiche nuove fiducia gli altri popoli europei, in Parlamento europeo diventiamo determinanti come in Parlamento italiano e a livello europeo diremo una cosa, che il deficit PIL va bene per alcune cose, ma da quei parametri deve uscire l'istruzione, la sanità e la ricerca, perché su questi non si investono soldi per riprendere soldi, si investono soldi per far crescere socialmente un paese. Quindi dobbiamo andare lì per cambiare queste regole allucinanti, allora, purtroppo, che ci per stanno numeri massacrando. Dei sondaggi, e poi fare lo una sa legge meglio antimafia e anticorruzione europea. Sono importanti in questa fase di maniera europea. Oggi sia il sondaggio di Repubblica che quello del Corriere vi dà in netto... in netta ripresa rispetto alla Lega. La Lega perde dei punti, ma rimane il fatto che tutto va bene, voi arrivate al 22, al 23, adesso non lo sappiamo, e la Lega comunque può stare sotto il 30, che è la peggiore delle ipotesi, ma rimarrà molto forte, no, la Lega rispetto a voi, rispetto a come era partito il vostro contratto di governo. Questo cosa vorrà dire? Perché insomma, ripartire come se nulla fosse dopo queste europee con quello stesso contratto non sarà così semplice, Di Maio. Guardi, io ho apprezzato i leghisti in questi mesi per una cosa, perché non mi hanno mai parlato di poltrone, non mi hanno mai chiesto poltrone. Finché sarà così potremo continuare ad andare avanti e sono sicuro che sarà così. Detto questo, la Lega è più forte di quando si è presentata alle politiche, perché ha assorbito e credo che prosciugherà tutti i voti sia di Forza Italia che di Fratelli d'Italia nei prossimi mesi. E così semplificheremo anche il sistema politico, perché ci sarà da una parte il Movimento 5 Stelle, dall'altra la Lega e dall'altra un PD che, le posso dire, le sta facendo tutte per aiutarci. La legge per ricostituire i vitalizi che noi abbiamo tagliato, la legge per aumentare gli stipendi ai parlamentari. Ieri se ne sono usciti con una legge per mettere le tendine sulle croci nei cimiteri per favorire i funerali laici. Avete già massacrato i vivi, lasciate in pace almeno, allora, i morti. Sull'aumento degli stipendi il PD sostiene che vi querela, perché loro non hanno mai chiesto di aumentare gli stipendi, volevano una rimodulazione di alcune voci all'interno dello stipendio. Ma le pare che sta proposta Zanda, che è stata presentata e poi ritirata, io mi sono dovuto sentire dire dal PD, non è vero, non aumenta gli stipendi, non ricostituisce i vitalizi. Andatevela a leggere, è pubblica. Leggiamo, porta gli stipendi dei parlamentari Di Maio, da 13.000 a 19.000 euro. Sinistra. Io mi taglio lo stipendio. Sta puntando all'elettorato del Come PD. Dice? Si vuole espandere a sinistra, sta puntando all'elettorato del PD. No, guardi, io non credo, le posso dire una cosa, io non credo che i cittadini italiani siano dei prodotti da supermarket che vai a comprare, punti. I cittadini italiani decideranno loro chi votare. Io ho il dovere di dirgli quello che sta succedendo. All'opposizione c'è un Partito Democratico che ha un nuovo segretario, ma l'unica cosa che sta facendo è pensare di nuovo ai privilegi della casta. Allora io resto al governo per altri 4 anni per non farli andare al governo a loro, sennò ricominciamo Di Maio, con gli aumenti degli stipendi, gli aumenti dei vitalizi e gli aumenti dei rimborsi elettorali. Ci sta per raggiungere una signora meravigliosa che è Liliana Segre, senatrice a vita, reduce di un campo di concentramento, che sta lavorando e lottando contro l'indifferenza del paese e sta lavorando e lottando contro una cosa che le sta molto a cuore, l'odio, l'hate speech, tutto l'odio che dilaga nel discorso pubblico, sui social. Ecco, è una proposta di legge a cui lei tiene molto, e se lei la appoggerà questa proposta di legge, considera che una proposta di legge contro l'intolleranza, il razzismo, l'istigazione all'odio sociale sia una buona idea? Sì, io credo però che le più grandi leggi per contrastare l'intolleranza siano quelle che ripristinano i diritti sociali in Italia, cioè che contrastano i contratti precari, che aiutano le persone a trovare un lavoro, che aiutano le famiglie che fanno figli, come farò io prendendo 1 miliardo dal reddito di cittadinanza e spostandolo su pannolini, babysitter e asili nido per chi... E vedrete che non questo ci sarà più la paura. Ma la dello proposta straniero. Della questo senatrice Segre, le date una mano, quello. L'appoggiate come governo o no?
Non ho ragioni di dire no, però vorrei leggerla, non ho avuto modo di leggerla. Dirò alla Segre di mandargliela, perché è molto interessante. Grazie Luigi Di Maio, grazie. In bocca al lupo, buona grazie campagna mille elettorale. Grazie, arrivederci. Ritorni a trovarmi mille presto in studio. Grazie. Alla prossima. Pubblicità, torniamo subito con voi, abbiamo molti ospiti che ci raggiungono. Evviva! Benvenuti! C'è una nuova poltrona Lucrezia. Sentite che offerta. Con nuova Lucrezia compreso nel prezzo